Ciao a tutti e bentornati. Come promesso, ragazzi, vi ho portato la patch, l'ultimo aggiornamento per Left 4 Dead 2, la 2.1.5.1. Nel video precedente avevo postato solo, diciamo, tra virgolette, il trucco, insomma, per farlo funzionare. Basta modificare il file steam.inf e mettere 1, ma io l'ho riportato al 2.1.5.0 per far vedere che la patch funziona. A voi non serve che lo fate, che tanto non fa niente, funziona lo stesso, eh. Ok, ragazzi, in descrizione c'è il link per scaricare la patch. Vi porta su un sito, cliccate sul pulsante download e mettetelo dove volete. Io l'ho messo nella cartella, questa qui, insomma, ho creato una cartella e ce l'ho messo dentro. Poi con un programma come WinRAR o 7-Zip dovete estrarlo. E troverete questi due file. Clicchiamo su questo, che è il setup della patch. Confermate l'avvio come amministratore. Controllate la vostra directory se è giusta, se dove avete installato il gioco, con le parole, la mia è questa, va bene, ma se a voi dovesse essere giusta, basta fare un pause e se sta nella cartella dove è installato. Quando lo seguite, cliccate su Next, vi avvio il gioco per far vedere che funziona la patch, ragazzi. Quindi abbiamo il gioco, confermiamo amministratore, attendiamo i soliti secondi di caricamento del gioco. Già sta iniziando a caricare i server, come potete vedere. Tanto ragazzi, che carica, proviamone qualcuno, proviamone uno senza approvarli tutti, poi ci pensate voi. Allora, proviamo il primo, non so, Core 25 Firefly, non lo so, facciamo unisci, vediamo se carica. Sembra di sì. Ok, ha caricato. Grabbing some Eccolo pills. qua, ragazzi, siamo Terrible. online. Ora esco. Tanto a noi non mi interessa giocare. I server salgono, ragazzi, ma date tempo, eh. Certo, ci vogliono alcuni minuti, un paio di minuti, dipende poi, dipende da tanti fattori. Quindi attendete che aumenteranno. Ecco, stanno già salendo, vedete. Insomma, ragazzi, come vedete, iniziano a salire. Eccolo qui. Io non sto qui tanto a perdere di tanto il tempo, ragazzi, tanto lo vedete che sono saliti. Non so quanto arrivano, ma insomma ci sono. Ok, ragazzi, quindi come vi ho mostrato la patch funziona. Ora potete scaricarla anche voi se volete. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e ricordate di condividerlo. Vi saluto, un salutone, ciao, alla prossima.